Eccoci qua, siamo all'IKEA. Buongiorno, sto tornando a casa. Ho accompagnato il bambino a scuola e anche oggi una bellissima giornata di sole e a me va bene così. Anche se devo dire che comincia a fare freschetto la mattina, soprattutto quando usciamo per andare a scuola fa freschetto, quindi ci vorrebbe un giubbottino, una giacchettina, diciamo, di cotone a maniche lunghe, perché il tempo sta cambiando, ormai siamo in autunno, come dicevano in una famosa serie, l'inverno sta arrivando. Ormai è arrivato l'autunno, il freddo, ma no, io detesto il freddo, cioè io soffro moltissimo il freddo, adoro l'estate, secondo me l'estate è la cosa più bella. Certo, abbiamo avuto un'estate veramente bollente, anche così esagerata, neanche buono è, però fra il caldo e il freddo, sinceramente io preferisco il caldo, perché comunque anche per uscire si può uscire la mattina presto quando fa ancora freschetto, si può uscire il pomeriggio dopo il tramonto, quindi invece d'inverno anche se esci a mezzogiorno fa freddo lo stesso. Quando le temperature scendono tantissimo il freddo si sente, quindi non me ne abbia male chi ama il freddo, chi ama l'inverno, ma io amo il caldo, amo l'estate, cioè come si sta adesso si sta proprio bene, tranne la mattina e la sera dove fa già abbastanza freschetto. E niente, io me ne sto tornando a casa dopo aver accompagnato il bambino a scuola. Adesso vado a casa, faccio colazione, io la colazione non la faccio prima di uscire, ma la faccio tranquillamente al rientro quando torno a casa, anche perché appena sveglia fame non ne ho proprio, quindi torno a casa, faccio colazione, poi mi metto a fare le mie pulizie di casa e ci vediamo dopo. Quando torno a casa, guardate chi trova ad aspettarmi. Logicamente, come ho aperto la porta, è saltato sul letto, il letto è tutto disfatto perché appunto piccolo, appunto ci siamo svegliati, preparati, usciti, adesso che sono tornata a casa faccio colazione, prima mi faccio due coccole con il mio bambino, guardate com'è cresciuto e c'ha solo 4 mesi, altro che taglia media, questa è una taglia bella grande. Eccolo qua, Dark. Ciao cucciolo, ciao amore mio. La cosa bella di avere un amico, un familiare, un figlio, diciamo così, peloso, un figlio che ti aspetta a casa, che ti aspetta, lui quando torna a casa la prima cosa che fa va a vedere se c'è Alessandro. Io gli ho detto, guarda Alessandro, è rimasto a scuola, che Alessandro quando torna da scuola si nasconde, lui lo va a cercare di qua, lo cerca di là e poi finisce per trovare. Se non lo trova torna da me a fare due feste a me, altrimenti se trova Alessandro, poi non vi dico le feste che gli fa. Comunque quando torni a casa e c'è qualcuno ad aspettarti è sempre bello. Io prima, quando portavo mio figlio a scuola, mio marito era al lavoro, rimanevo praticamente mezza giornata da sola in casa. Invece avere, quando apri la porta, vedere questo bambino tutto festoso che ti corre incontro, secondo me non apprezzo. Ormai proprio non riesco ad immaginare, non mi ricordo più com'era prima quando lui non c'era. Non sono nemmeno ancora 3 mesi che è con noi, perché l'abbiamo preso il 6. Ciao! L'abbiamo preso il 6 di luglio, l'abbiamo preso il 6 di luglio, ora siamo al 24 di settembre, quindi non sono ancora 3 mesi, sono quasi 3 mesi, il 6 di ottobre faranno 3 mesi che con noi è come se fosse qua da tantissimo tempo. Thank you.
all'IKEA. Ancora sta chiusa, eccola qua, IKEA, i classici colori dell'IKEA. Noi abbiamo parcheggiato all'uscita, siamo arrivati qui praticamente alle 8, un'ora prima che apriva, perché semplicemente siamo andati ad accompagnare mio nipote in aeroporto, che doveva partire, e già che stavamo qua, l'aeroporto è vicinissimo ad IKEA, e quindi siamo venuti a fare un giro da IKEA. Abbiamo portato anche a Dark, eccolo lì, lui tanto viene con noi ovunque andiamo, viene anche lui. Stiamo aspettando che apre, dovrebbe aprire fra una decina di minuti circa, e ci andiamo a fare un bel giretto all'IKEA. Dovrei vedere un paio di cose, forse comprerò un paio di cose se tutto va bene. Ci vediamo dopo, se riesco vi faccio fare un giretto nell'IKEA anche a voi. Ieri domenica 26 settembre siamo andati ad accompagnare mio nipote in aeroporto, che doveva partire. Lui purtroppo, come tanti altri giovani, per colpa della pandemia, lui lavorava qui in Italia in un ristorante. Per colpa della pandemia i ristoranti hanno chiuso, il lavoro ha cominciato a scarseggiare, anche se adesso hanno riaperto, non è più come prima. Lui comunque, per forze maggiori, è dovuto immigrare per trovare lavoro. Adesso attualmente lavora in un ristorante di Bruxelles, perché si vede che in Belgio non c'è la pandemia come in Italia, visto che in Belgio i ristoranti comunque, quando qui ancora erano aperti, chiusi, aperti, comunque lavoravano con l'asporto. O lavoravano in tutt'altro modo, fatto sta che lì ha trovato per lavorare e si è dovuto trasferire lì a lavorare. È tornato per le vacanze.
vacanze, per le ferie. Ieri doveva ripartire per ritornare al lavoro e comunque quindi l'abbiamo accompagnato in aeroporto. L'aeroporto di Capodichino, lì a 5 minuti dall'IKEA di Afragola, proprio stanno proprio vicinissimi. Infatti dall'IKEA si vedono gli aerei atterrare e decollare, quindi già che c'eravamo, avevamo fatto già il viaggio finito, che c'eravamo, ho convinto mio marito a portarmi da IKEA perché volevo prendere le federe. Ricordate i cuscini che avevo preso l'altra volta? Non so se ve li avevo fatti vedere. Comunque avevo preso i cuscini da IKEA, quelli 50x50, e non ho trovato le federe. L'Aeron Marlène ce le ha 60x60, ma costano un occhio della testa, e poi sono più grosse, quindi il cuscino 50x50 non ci andava bene. C'era qualcosa su Amazon, però vederle proprio da vicino, vedere il colore più veritiero che non spalsato dal monitor del computer o dello smartphone, quindi poi volevo farmi anche un giro ad IKEA per distrarmi un po', per farmi una passeggiata, e quindi mi sono fatta portare ad IKEA. Alla fine ho comprato giusto due cose contate: ho comprato le federe e ho comprato un cestino che mi serve perché voglio metterci una cosa qua in camera. Allora, le federe le ho comprate a coppie, ho comprato queste due blu, queste sono di un bellissimo blu, le ho pagate tutte 3 euro, ho preso quelle là più economiche, proprio perché questi cuscini me li fanno volare da tutte le parti. Due cuscini, mio marito vuole metterli in macchina, perché quando portiamo il cagnolino, così il cagnolino dietro sul cuscino sta più comodo. Quindi ho preso queste qua blu, proprio per metterle in macchina, perché sono un colore più scuro, quindi si nota meno, forse si notano di più il pelo quando il cagnolino perde un po' di pelo, però si notano di meno eventuali macchie. Quindi ho preso questo bel colore blu, appunto per metterle in macchina. Poi per la camera da letto, per gli altri due cuscini che lasciamo in camera da letto, ho preso questa fantasia. Questa qua su internet, sul sito di Amazon appunto, rendeva poco, vederla per computer o per appunto cellulare rendeva molto poco. Invece, viste da vicino, hanno una bellissima tonalità di verde, un verde militare, un verde bosco, sono molto molto carini, e infatti le ho prese queste qua, ne ho prese due, questo, ognuno di questo costa 3 euro, e poi ho preso queste qua, sono a pallini grigi, bianche a pallini grigi, anche di queste ne ho prese due, non so perché queste stavano confezionate in questo modo, costavano anche queste 3 euro l'una. E queste qua, viste sempre su internet, viste sempre dal PC o dal cellulare, anche questo come colore sembravano bruttine, rendevano poco. Invece visto da vicino, perché voi come sapete poi IKEA ha anche il cuscino in esposizione con la federa che fa vedere come poi questa federa è realmente quando è indossata dal cuscino. E anche queste mi piacevano, queste sicuramente d'inverno li abbinerò al copriletto, quello là grigio che ha anche lui double face, cioè una faccia con i pois, i pallini, e grigio con i pois bianchi, se non mi sbaglio, la tonalità di grigio, e poi dall'altro lato c'ha le roselline, e penso che questi qua li abbinerò a quel copripiumino, mentre le altre le abbinerò sempre al copripiumino preso da IKEA, quello lì che ha i fiori, le rose rosse, il verde con le rose rosse. Poi ho preso il cestino, questo è uno dei più famosi cestini di IKEA, credo. Questo si apre in questo modo. Io ne ho già uno sotto il vaso di questa pianta, perché questo appunto è molto utilizzato per decorare, è molto utilizzato appunto come portavaso, perché è proprio carino. Questo intendo metterlo con la lampada all'interno, o con la pianta finta che ho preso sempre da IKEA, perché ho un progettino per la stanza, e quindi mi serviva un altro cestino. Questo qua costa 9,90 euro, 9,99 euro, una cosa del genere.
9,95 euro, ecco, questo costa 9,95 euro, mentre per quanto riguarda tutte le altre coppie di cuscini, ogni federa costa 3 euro, quindi alla fine ho speso 28,65 euro, perché ho preso anche la busta, quella grande da 70 centesimi, perché mi serve quando vado a fare la spesa. Quindi ho preso il cesto e 3 paia di federe, che sono queste che vi ho fatto vedere. Volevo prendere, in realtà, volevo prendere il mio progetto, nel mio progetto rientra anche il tappeto, quel tappeto che ha IKEA fatto, che sembra pelle di agnello, finta pelle, diciamo così, quel tappeto simile agnello. Non lo prenderei mai fatto di vero pelo di agnello, per carità, quello lì sintetico che ho visto in molti video, molto molto carino, però toccandolo da vicino, devo dire la verità, era molto meno morbido di quello che sembrava. Ce n'era un altro che costava 20 euro, quello lì era più morbido, però c'era solo in grigio. Io lo voglio bianco, non lo voglio in grigio, non lo voglio né grigio né rosa, lo voglio tassativamente bianco, quindi non l'ho preso. Ho visto qua un negozio della mia zona che pure vendeva questi tappeti sintetici, sempre fatti in simil pelliccia di agnello, quindi andrò sicuramente a domandare quanto costa. Come vi ho detto, quello là io ero disposta, cioè se devo spendere più di 10 euro per il mio progetto con questo tappetino in finto agnello, anche no. Sono andata anche dal cinese. Il cinese l'aveva, era morbidissimo quello del cinese, ma io dei tappeti col pelo, di solito di tutti i capi di abbigliamento o accessori muniti di pelo che vendono i cinesi, io non mi fido, perché ho sempre paura che magari siano fatte di pelliccia di cane o di gatto. Io inorridisco al solo pensiero, perché ricordo anni fa si vociferava, non so se sia vero sia una bufala, si vociferava che alcuni giubbotti, quelli lì che avevano il cappuccio con il bordo in pelo, fossero fatti appunto, venissero dalla Cina e fossero fatti appunto con pelo di animale, tipo con il pelo di gatto, con il pelo di cane, anche peli peggiori, se si è sentito dire addirittura peli di topo, uno schifo proprio. Io non lo so, però nel dubbio ho smesso di acquistare capi di abbigliamento con pelo che venissero prodotti in un luogo non certo. Quindi quando vado invece ad acquistare un capo, magari che so che è fatto da una marca, da un brand sicuro, quindi che usa pelo sintetico, che non usa pelo di animale vero, ancor più che non usa pelo degli animali di famiglia come possono essere gatti, cani, conigli, eccetera, inorridisco al solo pensiero che quel pelo non sia sintetico ma possa essere di un animaletto vero, di un animaletto vivo, e quindi non mi sono fidata di prenderlo dai cinesi. Se fosse stato sintetico, se ero sicura che era sintetico al 100%, forse l'avrei preso, però non mi fido molto di prendere capi di abbigliamento oppure tessili dal cinese, non mi sono mai fidata. Da quando alcuni anni fa avevo preso delle tende, perché costavano poco, avevo preso queste tende e da lì avevo cominciato una starnutazione, definiamola così, infinita. Alla fine ho scoperto di essere allergica a quelle tende. Alla fine credo, sono arrivata a credere che questi prodotti tessili, ma anche quelli di abbigliamento che ci mettiamo addosso, è meglio spendere un pochino di più, mandarli a comprarli in posti sicuri. Sì, la roba cinese può essere anche buona, per carità, ci sono prodotti e prodotti. Quando vai dal cinese sotto casa e vai a comprare le mutande, i calzini, io preferisco quelle mutande e quei calzini, preferisco spendere qualche euro in più, mandarlo a comprare magari con brand fatti
fatti in Italia, oppure con brand fatti in un posto sicuro, dove so che materiali non mi avveleneranno e non mi faranno venire nessuna allergia. Per carità, questo è un pensiero mio, poi può essere pure che siano i materiali più buoni del mondo, io però per esperienza non mi fido, anche perché una mia amica aveva comprato appunto dei vestiti al negozio cinese, gli è venuta uno sfogo sulla gamba, aveva comprato uno di quei pantaloni stretti, gli è venuto uno sfogo sulla gamba tipo allergia, ma era uno sfogo bruttissimo, ci è voluto tanto per farglielo passare, ci è voluto tanto per guarire, quindi anche lei crede fortemente che sia colpa dei pantaloni comprati in quel negozio etnico, se vogliamo definirlo in questo modo. E niente, quindi poi anche quel tappeto lì costava 19 euro, quindi 19 euro per 19 euro avrei preso quello di Ikea più sicuro, però Ikea l'aveva solamente in grigio e a me in grigio non piaceva. Poi ne aveva uno bellissimo, morbidissimo, era quadrato, però costava 45 euro. Comprare un tappetino così sarà stato un 60x60 a 50 euro anche no. Quindi niente, per il momento non l'ho preso. Voglio andare a vedere in questo negozio che vi ho detto, che vende biancheria per la casa, che vende biancheria fatta soprattutto in Italia, brandizzata con marchi italiani, a vedere quanto vende questo tappeto che sto cercando, perché vorrei metterlo sotto lo specchio in modo che non solo sia più bello esteticamente, ma anche per evitare che magari urtandolo per sbaglio scivoli sul pavimento e prendo lo specchio da terra, perché mettendoci il tappeto sotto è più difficile che scivoli. E niente, per adesso mi fermo qua. Purtroppo non sono riuscita a mandare in onda il video per lunedì, infatti ad Ikea sono andata domenica, oggi è lunedì 27 settembre, ma non ho fatto in tempo a pubblicare questo video proprio perché ieri andando ad Ikea siamo tornati per ora di pranzo, mentre ho preparato il pranzo, ho lavato i piatti, ho fatto le varie faccende di casa, non ho avuto, poi c'era mio marito, c'era mio figlio, il cane, non ho avuto proprio tempo per finire di girare il video, perché io potevo pure mettermi qua a finire di girare il video, ma chi parlava di qua, chi arrivava gridando di là, niente, mi avrebbero interrotto in continuazione, quindi non ho potuto, non ce l'ho fatta a pubblicare il video in tempo per oggi. Questo video lo vedrete il prossimo giovedì. Pazienza, io faccio tutto il possibile per cercare di pubblicare un video lunedì e uno il giovedì, ma spesso e volentieri, mo per una cosa, mo per un'altra, non riesco a stare nei miei tempi. Io invidio tantissimo le mie colleghe youtuber, quelle che pubblicano anche 3 video a settimana, poi ci sono quelle che riescono a pubblicare a momenti un video al giorno, io non potrei mai farcela, quindi perdonatemi se anche questa settimana ho saltato la pubblicazione di un video, ma ahimè io faccio il possibile. E niente, io vi saluto, come sempre vi mando un grande bacio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!